ci sono due fronti, la tutela degli esodati, che li ha creati la sinistra, questi nuovi poveri, e il superamento della famigerata legge Fornero. Vede, in un paese normale, e il nostro purtroppo si sta rivelando un paese non normale, oggi non discuterebbe dell'articolo 2 della riforma costituzionale per decidere se il Senato deve essere elettivo oppure no. Importante, sì. Non discuterebbe dello ius soli alla Camera, non discuterebbe delle unioni civili. Oggi la priorità del Paese, e ci sono due forze politiche, una che sta in maggioranza e una che sta all'opposizione, che dice al Governo, discutiamo di due temi, ripeto, superamento della legge Fornero, una legge sciagurata, e salvaguardia e tutela e garanzia per gli esodati. Su questi temi c'è la convergenza maggioranza-opposizione. Perché il Governo invece si... continua a discutere di temi, un pezzo di temi di che al paese non interessano. Noi su questi temi, sulla legge Damiano, l'ha detto Salvini, noi abbiamo la nostra legge, la legge Fedriga, però siamo disponibili a votare e a discutere purché si parli e si discuta di pensioni e di lavoratori e di lavoro. A proposito di questo presidio.